Buongiorno. In questo momento l'Islam avrebbe bisogno di un correttore di rotta, proprio come il Cristo che addolcì le leggi ebraiche, ma purtroppo non vi è all'orizzonte un guru capace di portare la fede islamica verso l'adeguamento. Così saranno le armi e la forza a modificarne il cammino. Non sarà una strada facile, anzi, sarà una strada costellata di dolore e patimenti, dove tutte le regole saranno stravolte per lasciare spazio alle nefandezze di cui è capace l'uomo, costretto dalle necessità. Non vedrete certo degli atti eroici per chi è costretto a difendersi, e questo vale per ognuno dei contendenti. Prima di tornare alla calma apparente, molte vite saranno spezzate e molti uomini saranno elevati a martiri, ma nessuno potrà fregiarsi del titolo di innovatore, perché sarà stata la paura l'artefice della trasformazione, non la coscienza, ma la gretta paura. Questo accade fra gli esseri che abitano il pianeta Terra. L'evoluzione o la trasformazione di uno stato di cose passa in questo momento attraverso lo sconvolgimento dell'equilibrio generale, che porterà inevitabilmente ad una nuova condizione, che sarà la causa di un effetto che stravolgerà il mondo. Non sarà più come prima, lo hanno detto anche i luminari, ma nessuno sa come andranno le cose nel futuro prossimo. Ognuno di noi pensava di vivere la propria vita nella solita maniera, senza pensare per un attimo che le cose potessero cambiare in un modo così repentino. Ma non avete visto, e come vedrete, anche tutte le certezze cozzano contro una realtà che mai avreste supposto. Dovevate pensarci prima, adesso è tardi. Dovrete subire gli effetti di una causa innescata molto tempo fa. Come potete vedere, anche un pianeta ha il suo karma. Eravate troppo sicuri che le cose sarebbero andate avanti così per l'eternità, e invece no, vi siete sbagliati. E sbaglierete ancora, e questo farà parte del bagaglio che voi porterete quando lascerete questo piano. Solo questo è importante, perché a livello individuale l'unica esperienza capace di smuovere la vostra pigrizia era lo sconvolgimento delle vostre certezze. Non vi era altra strada per condurvi innanzi di un passo. Avete posto delle barriere che non si potevano abbattere se non con un intervento planetario. Così le pedine, senza rendersene conto, operano la giusta reazione, trascinando con sé la maggior parte degli esseri umani che troveranno giusto agire in quella siffatta maniera, perché altre soluzioni non erano al momento applicabili. Ma tutto questo continua ad essere un gioco degli spiriti? Non sono gli spiriti a dirigere il gioco, ma solo a giocarlo. È la legge di evoluzione che determina il gioco. Qualche secolo fa il gioco era diverso e molti spiriti hanno potuto, grazie alla situazione planetaria, fare delle esperienze analoghe.
con altri mezzi e con altre motivazioni.